ragazzi, ben ritrovati. Qualche breve considerazione sulla prima uscita stagionale in amichevole del Torino, che nel pomeriggio di sabato, quindi ieri, ha battuto 2-0 la Feral Pisalò, un avversario di cadetteria appena promosso alla fine della stagione 2022-2023 dalla Serie C alla Serie B, e un avversario che comunque a livello tecnico, ecco, lo dico subito, mi è sembrato abbastanza modesto. Poi chiaramente loro, come noi, sono una squadra in costruzione, le somme si tireranno eventualmente a fine mercato. Però comunque cominciare subito contro una squadra bene o male professionista dà delle indicazioni che secondo me vanno viste in una direzione, ovvero dopo una settimana di lavoro in ritiro proviamo già un test serio. Dicevo, è finita 2-0 con un gol per Tempo, ha aperto le marcature per Scurs più o meno sul finire della prima frazione, poi nel finale è arrivato il 2-0 di Savva, uno dei tanti giovani mandati in campo da Juric nel secondo tempo appunto dare un po' di rotazioni, un po' di minuti a tutti quelli che erano a disposizione. Facciamo qualche considerazione partendo dalla premessa che comunque il risultato finale è cronaca, ma è anche marginale, nel senso che a questo punto della preparazione è proprio la cosa che conta di meno. Vi chiedo per favore di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirmi e iscrivervi anche al mio secondo canale, primo link in descrizione, in cui pubblico brevi video su Toro e calcio. Trovate anche link ai miei canali social se volete seguirmi, anche lì ci si legge, si discute di Toro anche da quelle parti. Altra considerazione che va fatta prima di entrare nello specifico è che il Toro già a livello di titolari è stato un po' sfortunato, perché avrebbe potuto proporre un 11 semititolare, ma in settimana Juric ha dovuto fare i conti con diverse defezioni. C'è stato prima l'infortunio muscolare di Gigi, poi si è fermato Linetti e infine si sono fermati entrambi i trequartisti. Prima Radonjić, che dovrebbe anche lui avere un problema muscolare e ha lasciato anzitempo la rifinitura, è stato l'ultimo in ordine cronologico a fermarsi, e poi anche Caramo, che nell'allenamento di sabato mattina ha lasciato il campo con un vistoso dolore al ginocchio, è uscito anche con la borsa dell'acqua e quindi sicuramente in queste ore verrà sottoposto ad accertamenti. Ed ecco che quindi Juric già negli 11 titolari ha dovuto proporre, per esempio, sulla tre quarti a supporto di Sanabria, due giocatori che logicamente non rientrano più nelle sue idee, ma non c'era altro se non appunto qualche giovane aggregato dalla primavera, per cui abbiamo visto dall'inizio Verdi e Secca a supporto di Sanabria, così come, e qua invece molto bene perché mi interessava molto vederlo in campo al posto di Linetti, che avrebbe giocato a fianco di Ilic, sul centrodestra in mediana ha giocato Ilkan, e dopo parliamo anche di lui. Poi coppia di laterali, quella storica con Singo e Baglie, dietro con l'assenza di Gigi davanti a Savic hanno giocato Zima, Scurs e Buongiorno, e poi appunto nella ripresa sono entrati sia, diciamo, i giocatori senior come Rodriguez, sia molti giovani. Che dire, ma allora, dal punto di vista proprio dello sviluppo del match, c'è una cosa che non mi è piaciuta in particolare, ovvero che mi pare il canovaccio intrapreso da Juric sia quello col quale abbiamo concluso la stagione scorsa, una squadra che cerca di fare la partita, che palleggia e lo fa molto male, in maniera sterile, prevedibile, lenta, con tantissimi passaggi orizzontali e laterali e poco attacco della profondità. Vero, c'è un asterisco grosso come una casa da apporre vicino a questa considerazione, nel senso che comunque mancavano veramente tanti giocatori per poter pensare di cominciare già a proporre qualcosa di semidefinitivo, e in questo ci metto anche il fatto che il mercato comunque non sta andando come dovrebbe, per cui Juric di fatto è senza trequartisti titolari, un po' più l'assenze, è senza di fatto il laterale mancino titolare, perché sappiamo che Vojvoda molto probabilmente ha la valigia in mano, per cui da questo punto di vista ok, però
È anche vero che lo scorso anno abbiamo passato tutta la stagione a ripetere queste cose. Non vorrei che per l'ennesima volta al mister venga consegnata una squadra incompleta, inadatta e non funzionale e si provi a riproporre lo stesso gioco dello scorso anno, che ha portato al medesimo risultato dell'anno prima, ma con molto in meno impatto emotivo, almeno per quello che è la mia opinione, il mio gusto, tra virgolette, estetico. Quindi speriamo che se non altro possano arrivare dei giocatori in grado di inserirsi bene in questo contesto tattico e che possano permettere a Juric di lavorare proprio anche di evolvere, no? questa sua idea. Perché se vuoi palleggiare, se vuoi fare possesso, se vuoi dominare l'avversario, tenere in mano il pallone del gioco per tanti minuti durante il match, devi avere gente che lo sa fare e noi al momento anche a ranghi completi non l'abbiamo o comunque ne abbiamo molto pochi. Poi, che altro dire? Mi è piaciuto molto l'approccio che ha avuto la partita Ilkan, secondo me uno dei migliori nel primo tempo, ha dato veramente tanto in entrambe le fasi di gioco. Temo che fisicamente sia ancora un pochino leggerino per sostenere diciamo il gioco che Juric ha in mente di fare alla squadra, però l'ho visto veramente in ogni zona del campo, da centrocampo in giù ha difeso bene, sempre sull'uomo, qualche volta ha provato anche l'anticipo sull'avversario. Da centrocampo in su, fatto un paio di inserimenti fatti bene, certo è uno che se gli metti la palla tra i piedi non è che ha grandissime idee, è più un calciatore da servire sulla corsa e da diciamo lanciare negli spazi. Se riuscissimo a metterlo nelle condizioni di farlo, lui potrebbe essere una delle opzioni in rosa per il centrocampo di quest'anno. Posto che, dal mio punto di vista, Ilkan, se lavorato in un certo modo, potrebbe anche alzarsi di qualche metro e quindi andare a ricoprire la mattonella di trequartista. Trequartista tipico, meno di palleggio e più di inserimento. Poi, vabbè, tralascio alcune prestazioni tipo Verdi, Sek, Vojvoda, Singo, giocatori che vuoi o non vuoi sono a Pinzolo perché prendono lo stipendio, ma non fattivamente non servono al giusto solo a fare numero. E infatti in campo si è visto Verdi svogliatissimo, Sek molto più propositivo, ma estremamente pasticcione come al suo solito. Vojvoda e Singo in certi frangenti della prima frazione sono stati messi sotto dai loro laterali, quindi questo la dice tutta. Molto più solida la difesa invece, che non ha concesso nulla. Sono contento di aver visto di nuovo in campo Zima, è un giocatore sul quale quest'anno bisognerà fare affidamento e ho molta molta fiducia che possa fare bene. Nel secondo tempo, come accennavamo prima, girandola di cambi, qualche menzione, Dembélé è entrato molto bene. Siamo sicuri che nel grigiore generale attuale non possa darci una mano. Bellanova, prima sgambata, non una grandissima partita, ma è chiaramente un giocatore che si vede che ha gamba, che ha corsa, che sa attaccare bene la profondità ed è arrivato 3 o 4 volte sul fondo, non crossando praticamente mai, ma facendo capire che un certo tipo di gioco con lui in campo è possibile. Ciamagnichella è entrato, diciamo, a partita praticamente addormentata, ha giocato sostanzialmente da trequartista, lui che invece con la primavera veniva schierato da centrocampista centrale, però nello stesso momento in cui lui era in campo c'era anche per esempio Ghinitis, che è stato tenuto un po' più basso, ma ogni tanto i due si intercambiavano, quindi anche una mossa tattica che probabilmente è stata dettata dalle esigenze di Juric di vederli un po' districarsi, impegnarsi in entrambe le posizioni. Molto solido anche l'ingresso di Nguessan. Per me Nguessan del gruppo primavera dello scorso anno è quello che ha più possibilità di ritagliarsi un posto in prima squadra, sebbene io reputi che di giocatori veramente validi da fare una serie da protagonisti non so se ce ne siano, però ecco, Nguessan, anche anagraficamente parlando, è arrivato al momento in cui deve per forza fare il salto in alto. Mentre, per esempio, per dire Ciamagliichella, un 2005, sicuramente può ancora farsi un anno in primavera, posto che poi io sono dell'idea che se vali a 18 anni puoi benissimo farti una Serie A, come succede in tutti gli altri paesi calcisticamente
evoluti, tipo la Germania, tipo l'Inghilterra. Non vado a toccare il Sud America, Brasile, Argentina in particolare, che hanno comunque un calcio di medio livello, dove gioca anche gente di 15, 16, 17 anni. E per il resto, dicevo, avversario non particolarmente provante, pur essendo una squadra di Serie B, però poi più passavano i minuti e più i ritmi erano veramente quelli da amichevole estiva. I prossimi test, secondo me, saranno un pochino più interessanti, perché ci saranno anche degli avversari internazionali e magari si potrebbe pensare, se ho disponibilità a livello di tempo, di fare magari una live, di seguire insieme le partite come facemmo durante la pausa del mondiale quest'inverno. Dico solo però che mi piacerebbe che ci fosse qualche volto nuovo, perché altrimenti portare avanti un ritiro con, gli con metà rosa che è lì solo per fare numero non ha molto senso. Abbiamo visto che l'anno scorso tutta questa situazione culminò col litigio tra Juric e Bagnati e quello che ne è conseguito. Quindi io spero che in settimana si acceleri per qualche rinforzo. Però Tamez è desaparecido, anche se lui è fatto, perché lo abbiamo visto arrivare a Torino già vestire i colori sociali, per cui diciamo che sbrigheranno le ultime questioni burocratiche e si unirà al gruppo. Doig, più passano i giorni e più sappiamo che, insomma, anche la conferenza stampa di Bagnati sta chiara, sugli acquisti dobbiamo essere tutti d'accordo. C'è qualcuno che evidentemente non è d'accordo. Chi? Io un'idea me la sono fatta. E poi per il resto di Vlahovic non si parla più, di Miranchuk non si parla più, su Messias la pista parrebbe raffreddatasi, quindi o ci stupiranno con effetti speciali con qualche altro nome, o altrimenti probabilmente come sempre si tirerà ad agosto inoltrato per provare a spuntare qualche occasione di mercato, mettendo in difficoltà il mister, che però è al terzo anno, quindi non ci sono più scuse, lui se la fa andare bene questa situazione, quindi va bene così, non ha diritto di lamentarsi e quindi allena quello che ha, giustamente, è pagato per farlo, però chiaramente a patirne saremo noi fuori e più in generale anche la squadra, perché più si andrà avanti con le tempistiche per completarla e meno ci sarà la possibilità di presentarsi sul pezzo a inizio campionato. Ma tanto questi sono discorsi che abbiamo già fatto. Avete visto la partita? Avete qualche considerazione da fare che mi è sfuggita? Le leggerò come sempre molto volentieri, vi aspetto nei commenti qua sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campana, seguitemi sui miei canali social che lascio in descrizione. Noi ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro!